Ciao a tutti, oggi video per il rifugio delle artiste di Ravenna e vi faccio vedere quello che ho acquistato e poi facciamo l'album. Allora, io ho acquistato questa collezione che per Natale va benissimo e poi in corredato c'era anche questo che sono dei pretagliati. Vedete, sono sempre della stessa collezione. Poi ho acquistato questi bottoni, sempre in tema natalizio, e queste cornicette che sono in feltro. Vedete? Poi ho acquistato questi cartoncini craft, color craft, e ora vi dico le misure di quello che ci serve. Io per questione di tempo, per accelerare il video, ho già preparato tutto, ma poi vi dico come fare e assemblare. È facilissimo. Bene, ora vi faccio vedere, è una parte dell'album ed è l'album a cascata. Poi vi dico come assemblare. Allora, per fare questo album ci vogliono 16 fogli scrap, come ho detto, della collezione, di questa collezione qua. Allora, 16 di questi qui, a vostra scelta. Poi ci vogliono 7 o 8, prendetene 8 per maggior sicurezza, di questi cartoncini color craft. Tutti questi sono 30,5 x 30,5. Vi do le misure di tutti i pezzi che ci servono. Allora, 11 cartoncini di questi che io ho già tagliato per finito con la carta. In più ho fatto, questa è vostra scelta, ho arrotondato gli angoli, vedete? Di questi ce ne servono 11 e sono 15 per 15. Vedete, 5 ne ho messi qua. Poi ci vuole una striscia lunga, questa è 40 centimetri. Per 7, ma questa è anche questa vostra scelta. Potete farlo, la lunghezza deve essere questa, ma la larghezza potete scegliere. Infatti, nell'altro che faremo farò un po' più largo questo pezzo qua. Poi ci vuole 2 cartoni 24 x 30,5, che sono questi due pezzi qua. Io, come vedete, già messo la carta scrap. In questi due cartoni qua dovete fare la prima piega 6 e mezzo e l'altra a 7. Fate la piega e deve venirvi in questo modo qua, vedete? Questo qui misura un centimetro, mezzo centimetro, scusate, vedete? Deve fare e in tutte e due fate questo. Io la carta l'ho tagliata mezzo centimetro in meno per fare bordi, ma voi potete anche metterla pari. Questa è una mia scelta, a me piace più così. Come vedete, anche i cartoncini, vedete, non l'ho messo proprio pari e ho lasciato un po' di distanza tra la carta e il cartoncino, sia sopra sotto che ai lati. Poi ci serve due pezzi, due cartoni 22 x 16. 22 per, scusate, 22 per 26, e anche questi li ho
ho messo la carta solo da una parte, dall'altra parte l'ho lasciata color craft. Poi messo per la copertina, ho messo due cartoni di riciclo 24x26. Ho attaccato al mio foglio 30x30, l'ho attaccato da una parte a pari e dall'altro, dai lati ho lasciato lo spazio in modo che venga rifinito bene. Poi questa sarà la carta che andrà sopra. Poi ci serve anche. Io ho preso un pezzo di vellutino, ho tagliato, vedete, con un pancio ho fatto il bordo, ho messo la carta biadesiva perché questo sarà il pezzo che va nella copertina. Abbiamo bisogno anche di questo pezzettino qui che sarebbe l'altro per la copertina. Poi vi faccio vedere come attacco io il tutto. Questo io ho messo questo velutino, ma voi potete mettere anche un altro pezzo di carta, non ha importanza. Io ho scelto questo. Poi vi faccio vedere come assemblare il tutto. Poi mi sembra di avervi detto tutto. Ci vuole colla. Vedete? Io uso questa colla qui e questo adesivo. Poi avrò bisogno di un punch, poi vi faccio vedere dove serve. Ah, poi io per fare questo motivo ho scelto questo. Ah, scusate, non vi ho fatto vedere anche questo. Che sempre sono delle targhette dove c'è scritto Merry Christmas e faremo per gli abbellimenti. Bene, ora vi dico come assemblare la copertina. Qui ho messo il biadesivo. Poi prendiamo questa strisciolina 24 per 1,5 cm. Lo attacchiamo in mezzo in questo modo qua. Poi ovviamente questo è troppo, poi lo andremo a tagliare un pochettino perché non ci serve. Così prendiamo i nostri pezzi, vedete, dalla parte più stretta, quindi 24, lo mettiamo, vediamo di metterlo a pari, lasciando un pochettino di spazio in modo che quando, vedete, che quando andiamo a chiudere si chiude bene e attacchiamo bene in modo che dalla parte di qua venga in questa maniera. Pieghiamo tutto insieme, vedete, in questa maniera qua. Come detto, poi la tagliamo in modo da metterla e lasciargli un po' di spazio tra la copertina e il foglio, però prima di fare questo dobbiamo incollare queste, perché queste vanno incollate così e poi messo sopra questo.
vedete, in questa maniera qua. Ora do la colla qui dietro, da questa parte qua, vedete? Mi raccomando, deve chiudersi in questa maniera, quindi la do qua. Vedete, con questa riesco a stendere bene e questa attacca tantissimo. Questa è la miglior colla. Una volta fatto questo, devo cercare la posizione, quindi il sopra, vedete, faccio in questa maniera. Mi raccomando, dovete stare attenti a non metterlo, a metterlo un po' più qua del taglio, e mettiamo questo qui a pari in alto, in questo modo, vedete. Guardate come l'ho messo io, pari al primo, vedete, alla prima linea vicino alla carta, non so se si vede bene, e facciamo così anche dall'altra parte. Ecco qua, dopo verrà chiuso in questa maniera qua, vedete. Ora riapriamo e tagliamo i nostri pezzi. Dovrà venire in questa maniera, questo a circa metà di questo bordo qua. Quindi prendiamo la misura e vediamo quanto dobbiamo tagliare la nostra carta. Allora, la misura sarebbe 26, quindi facciamo 25 per 23. Dovrà andare così. L'altra parte la tagliamo, mettiamo pari qua, perché deve venire coperto tutto, quindi quest'altra le faremo 23 per 28. Ok, questo lo dovremo andare a mettere in questa maniera qua, così, così e così. Ora andiamo a dare la colla e chiudere il tutto. Vedete, così, in modo che ci sia, vedete, faccio vedere, vedete, in questo modo. Bene, ora dobbiamo prendere questo pezzo di cartoncino. Allora, abbiamo detto che il pezzo qua, questo e questo, dal di qua a qua, è 40, quindi non avendo la lunghezza dobbiamo aggiungerlo noi, cioè tagliamo due pezzi in modo da fare una striscia lunga 40 centimetri. E questa la voglio fare larga, diciamo, vediamo quanto è largo questo, diciamo che lo facciamo 10 centimetri, quindi prendo 10 e 10. E taglio. Quindi queste abbiamo detto che sono 30, ci manca
in pratica altri 10 centimetri. Ok, ora mettiamo la nostra carta, abbiamo tolto il biadesivo, mettiamo, io metto a pari, poi tagliamo l'eccesso. Se vogliamo diamo un po' di colore, io avendo dato tutto colore rosso darò un po' di rosso anche qua. Bene, ora montiamo le pagine, diamo la colla. Andiamo a prendere l'album che abbiamo creato prima, qua. E decidiamo di mettere uno lo metto per così e uno lo metto per così. Quindi decidiamo quale mettere. Se facciamo così, metto questo di qua e questo lo metto qua, in questa maniera qua. Ok? Io ora inizio con gli abbellimenti, poi vi faccio vedere a lavoro ultimato. Qui possiamo metterci anche un'altra tasca volendo, possiamo fare con questa rimanenza qua, che so, una tasca per mettere dentro altre cose. Ed ecco qua il nostro album finito, vedete com'è venuto? Se apriamo, viene strutturato in questo modo qua, questo si apre, qui c'è il nostro album a cascata, torna su, qui ho messo una tasca dove si può mettere delle tag, qui si può mettere anche qua in alto un'altra foto, idem per qua, ho fatto una tasca decorata con, come ho detto, con questi pretagliati qua. Di qua uguale, vedete, abbiamo questa parte che si apre, questo l'ho messo invece da questa parte, si tira così e si torna indietro. Chiude, qui ho fatto anche qui una tasca che non si vede, uno potrebbe fare anche l'apertura di sopra, però io l'ho messa da questa parte, vedete qua, vedete? Poi ho decorato anche il di dietro perché così almeno non si vede che è vuoto. Idem da quest'altra parte. Qui, come ho detto, ci ho messo quel velutino, ma uno può metterci benissimo anche la carta. Poi gli ho voluto mettere questa campanellina. A me piacciono molto le campanelline, vedete? L'ho decorato così. E questo è l'album finito. Come vedete è molto semplice, proprio per Natale, per metterci le foto di questo Natale, per ricordare e così via. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Tutte le cose che ho usato le ho comprate al Rifugio delle Artiste di Ravenna. E io vi mando un grosso bacio, iscrivetevi al mio canale, mettete commenti e ciao al prossimo video.